Ma chi ha giocato, l'Inter o l'Italia-Inter? Ah, l'Italia-Inter! Albania, torna a casa Albania, ciao Albania, due perucce e gol di Bastoni e di Barella. A tutti quei pagliaccissimi, dove siete? Quei pagliacci che gufano l'Italia perché ci sono troppi interisti, perché c'è Gravina e ecco vanno contro la federazione e quindi tifano contro l'Italia. Banditino, cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Hai detto che va bene, possono vincere tutti tranne che l'Italia. 2-1. Bastoni, Barella, Bastoni, Barella. Siete dei pagliaccissimi. Dove sono quelli che gufano l'Italia? Dove sono? Dove siete? Dove siete quelli che gufano l'Italia? Ma non vi vergognate di gufare l'Italia? Barellino, Bastoncino. 3 punti fondamentali. 3 punti. Adesso andiamo a prendere gli spagnoli. Spagnoli, arriviamo. Arriviamo, spagnoli. Occio che non è come la Croazia, che siete andati lì, eh? Facile, facile. Arriva l'Italia, spagnolini, spagnolini, state attenti, state attenti, state attenti perché arriviamo. Comunque, ragazzi, un primo tempo fantastico. Un primo tempo dove mi sono divertito. Peccato per l'errore iniziale di Di Marco, perché loro, se non gli fai quel regalo, gol non lo fanno mai. Però il primo tempo, ragazzi, l'Italia ha giocato divinamente. Infatti, dovevamo andare almeno sul 3-1. Il secondo tempo siamo calati, non lo so perché. Forse perché hanno fatto una preparazione, quindi ci può stare che pian pianino ingrani. Hanno calato forse perché la partita la stavi vincendo, quindi la gestivi, l'hanno gestita bene, bisogna dire anche questo, eh? Non è che loro hanno creato chissà che cosa, hai capito? Non è che abbiano creato chissà che cosa. Però il secondo tempo, diciamo, molto meno del primo tempo. Il primo tempo un'Italia tac 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 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, bravo Spallettone, così, con gli spagnoli bisogna fare 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Spagnolini, facciamo un culo così. Banditino, lo so che non esulterai, ma io so che anche tanti altri juventini e milanisti non esulteranno perché ha fatto gol Barella e Bastoni e quindi loro non si sentono italiani, non si sentono rappresentati. Cioè, perché c'è Marotta a vedere la partita? Perché c'è Marotta a vedere la partita? Perché c'è Marotta a vedere la partita? Perché Marotta è il presidente dell'Inter e fa quello che gli pare, hai capito? E voi gufi lì a gufare, io lo so che eravate lì a gufare. E la cosa bella è così, che vi ha fatto gol Barella e Bastoni. Barella e Bastoni, alla faccia vostra, alla faccia di voi gufi. Che non vi meritate nulla, riuscite a gufare il paese vostro, ma non vi vergognate, voi non vi vergognate di fare il vostro paese, il paese che vi ha dato il pane, che vi ha dato da mangiare, vi ha dato un lavoro, vi fa stare qui su YouTube a dire delle stronzate, ma di che cosa parliamo? Ringraziate, ringraziate, ringraziate il paese dove state, dove siete nati, dove siete nati, baciate lo stemma e baciate anche l'Inter, grazie a Barellino, grazie a Bastoncino. Sempre forza Italia, sempre forza Italia e sempre forza Inter. Buonanotte ai rosiconi, buonanotte rosiconi.